Di cosa voleva parlarmi? Vi posso offrirle una storia molto speciale. Nasce dal desiderio di raccontare una storia a cui il pubblico potesse appassionarsi, come si appassionavano quando si vedono i film di un certo periodo del cinema, quindi dove non c'erano preoccupazioni di messaggio, ma c'era il piacere di seguire i tornanti di una storia, anche rocambolesca, anche avventurosa, magari anche gialla. È col tuo soggetto. E di che parla? Stavolta dovrai fare almeno lo sforzo di leggerlo. Venite fuori, ce l'abbiamo! Ciao! Siccome era un film sul cinema, è una storia che ha al centro un film che non si dovrebbe fare, perché è un po' come nella Promessi Sposi di Manzoni, c'è qualcuno che non ha interesse a che si faccia questo film. Ho ripescato dalla memoria questo episodio della cronaca criminale molto famoso, che è il furto di un quadro del Caravaggio a Palermo nel 1969 da parte della mafia. Pensavo che come al solito sarebbe andata liscia. Tu ci mettevi la faccia e io la storia. Le conviene dirci tutto subito. La storia dell'uguaggio è vera. Da chi l'ha saputa, Pes? Quello che mi affascinava era proprio questo, cioè che ci fosse già una specie di sceneggiatura scritta dalla mafia a puntate, e in un film che ha al centro una storia tra verità e menzogna, e mi sembrava molto adatta. Se vuole scrivere questa storia, lei deve restare nell'ombra. Sono arrivate stanotte dalla sua mail. Lui è in coma da 3 giorni. Hai mai sentito parlare della Natività di Caravaggio? Beh, certamente è un film che parla del cinema e quindi risente di tutto quello che ho incontrato, di persone, episodi, soprattutto di quella simpatia che fa quel mondo. E in porto sta cambiando, perché c'è anche l'eco di un cinema che forse non si fa più, dove si mescolava cialtroneria e anche una grande passione. Ecco, quindi c'è sicuramente il riflesso di una lunga militanza nel cinema, perché pensi, ho cominciato quando avevo 19 anni e facevo l'assistente di Francesco Rosi, e Cristo si è fermato a Eboli, quindi sono passati tanti anni. Ce l'hanno rubato 50 anni fa a un oratorio di Palermo. Questo Mister X, tu l'hai mai visto? Il nostro problema è un altro. Chi conosce l'altra parte della storia, quella che non è ancora avvenuta? Sono stato molto contento di avere un cast di persone, in parte medie che non conoscevo, perché conoscevo, diciamo, personalmente, ma non come per un incontro artistico. E quindi di lavorare con Micaela, con Renato Carpentieri, con Alessandro, e sono stati incontri molto fruttuosi. Non ho mai lasciato una storia a metà. Il film è stato un film molto felice, che ha avuto un andamento e anche un certo divertimento nel farlo, che spero si contagi anche allo spettatore. Che titolo darebbe alla sua storia?